Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Giornalismo italiano tra fake news, ciberbullismo e addirittura istigazione all'odio anche razziale. Dove va il giornalismo italiano? Dove va la società italiana in cui questi fenomeni sono molto pronunciati? E io penso che sia ora tempo di lanciare da Assisi un appello, quello a contrastare questi fenomeni. Sono fenomeni che inquinano la democrazia, che tentano di colpire lo Stato democratico. L'articolo 21 della Costituzione, la Costituzione non tutela il diritto alla diffamazione, non tutela il diritto all'aggressione, non tutela il razzismo. Sono tutti valori in contrasto con la Costituzione e quindi nessun giornalista cerchi alibi. A ogni giornalista spetta il compito di tutelare la Costituzione, di opporsi alle false notizie, di denunciare coloro che usano i commenti in rete per aggredire, per incitare all'olocausto, allo stupro, alla distruzione delle differenze. Queste non sono libere opinioni, queste sono reati e come tali vanno trattati. Grazie.